Vedo l'ora che arrivi settembre, perché dal lavoro, nelle Marche dal lavoro e dalle infrastrutture, perché c'è una regione bloccata da troppi ritardi e da troppa burocrazia. Matteo Salvini è tornato nuovamente nelle Marche, la tappa scelta è stata Pesaro. Il segretario della Lega è stato accolto dagli applausi di qualche centinaio di sostenitori. Diversi i temi affrontati dall'ex ministro dell'Interno, tra cui in primis il tema legato alle imminenti elezioni regionali in programma a settembre. Le Marche, dice Salvini, hanno bisogno di lavoro e non di assistenza. L'impegno è di far lavorare la gente, partite IVA, artigiani, autonomi, commercianti, piccoli imprenditori e pescatori. Su questa ultima categoria il segretario si è soffermato sulle vicende che hanno coinvolto i pescatori marchigiani a partire dal fermo pesca. Poi un focus sulle infrastrutture. Ci vuole troppo tempo per attraversarla, dice, ai fini turistici. Strade a senso unico, rimarca, gallerie e viadotti interrotti. E poi rivolge un appello alla regione a occuparsi di queste opere incomplete e non di occuparsi di filosofia. Sull'Europa invece il segretario afferma si è festeggiato per una settimana perché l'Europa forse darà un prestito l'anno prossimo. I soldi del Recovery Fund arriveranno infatti solo nelle migliori previsioni nell'estate 2021. Il problema che ha sottolineato è che c'è ancora gente che non ha ricevuto la cassa integrazione di maggio e aprile. Inoltre fa sapere Salvini che da settembre partiranno 12 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia. Infine un appello rivolto ai presenti. La Lega proporrà in Parlamento saldo e stralcio, pace fiscale, azzerare le cartelle per una pace sociale. Sul tema dell'accoglienza il problema, dice, non è l'immigrazione né il colore della pelle. Un'immigrazione controllata, limitata e qualificata rappresenta per Salvini un valore positivo. Noi, conclude, abbiamo bisogno di turisti paganti e non pagati. Lo slogan "prima gli italiani" per la Lega verrà applicato anche per le case popolari. In questo momento storico, persevera il leader, l'Italia è piena di italiani che non ce la fanno e i soldi pubblici vanno dati a loro. Viva Pesaro, viva le Marche, viva la Lega! E viva l'Italia e la libertà! Grazie di cuore!